Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. A pochi giorni dal servizio realizzato da JabTV in seguito alle segnalazioni dei cittadini, l'amministrazione locale ha provveduto a cancellare le due svastiche disegnate dai gnoti sulle mura della centralina elettrica di via Barbieri. In particolare aveva suscitato molte polemiche quella apparsa sopra una scritta pacifista, tanto che Antonietta Bottini di Rifondazione Comunista l'aveva definita un catalizzatore di aggressività, pericoloso per il sistema democratico che invece trova forza e sviluppo nella solidarietà, nell'accoglienza, nella condivisione. Un oltraggio ai principi e valori fondamentali che i genitori, gli insegnanti, i rappresentanti delle istituzioni e gli esponenti degli organismi democratici hanno il dovere di trasmettere alle giovani generazioni, aveva specificato l'ex candidato sindaco per l'altra Voghera Sinistra. A favore della cancellazione della svastica si era espresso anche il segretario cittadino della Lega Nord Marco Sartori, ricordando che forme di estremismo sia di destra che di sinistra vanno sempre condannate. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.